Ridi che ti passa, recita il detto. Rido, rido di tutto e rido, non faccio apposta e rido, questo è il mio mestiere. Dottor D'Alcengio, si dice che il riso fa buon sangue, ma è proprio così? Ma se prendiamo il detto come espressione di buona salute pare proprio di sì. Ci sono state di recente degli studi sul rapporto ridere e salute e sembra che ridere si tonifichi l'organismo, stimoli il sistema immunitario, addirittura sembra che prevenga in qualche modo gli attacchi cardiaci, per cui ridere fa sicuramente bene. Siamo ospiti dell'Accademia d'Arte Circense di Verona, dove si insegna anche a portare un sorriso a medici e pazienti con la risoterapia. Facile o difficile insegnare l'ironia, il gioco e l'umorismo? Facile se si ama il prossimo. Soprattutto è interessantissimo quando una persona trova la gioia di dare gioia a questi ragazzi infermi, ammalati. Questa è la difficoltà, quello di amare il prossimo e di lavorare per loro. Egidio Palmieri, Verona ha un fiore all'occhiello con questa accademia? Beh, un fiore all'occhiello per Verona e anche per il mondo circense italiano, dato che è l'unica scuola a conduzione convituale che sia riconosciuta dal Ministero della Cultura ed è l'unica esistente nel mondo occidentale. Altre esistono in Oriente, ma non nel mondo occidentale. E questa è una scuola dove partecipano non solo i circensi, ma anche gente che non, con il circo non aveva niente a che vedere, ma vuol portare un sorriso nel mondo. O nella propria vita. Ma quanto è importante è affrontare un dolore psicofisico che sia con ironia, dottor D'Alcengio? E quanto fa bene per poter superare una malattia? Ma sicuramente è molto importante riuscire a sviluppare buon umore per superare momenti critici. Credo che il difficile sia farlo da soli. Per cui la funzione che hanno i clown, ad esempio, negli ospedali è proprio quella di aiutare la gente a uscire dal proprio dolore e entrare in una dimensione di maggiore gioia, che si è dimostrato anche favorire un decorso migliore delle malattie. Chi tende a vedere tutto nero, da dove può cominciare per tingere con colori accesi le proprie giornate? Ma innanzitutto deve cercare di non restare solo, perché i cattivi pensieri ti prendono proprio quando sei solo. Quindi cercare di entrare in contatto con altri, per cui condividere anche le proprie pene per cercare una via d'uscita. Meraviglioso, ma come non ti accorgi di quanto il mondo sia meraviglioso, meraviglioso. Perfino il tuo dolore potrà apparire poi meraviglioso. Cosa provoca in noi il sorriso che quando è trasmesso diventa anche contagioso? Ma ci sono alcuni elementi che rendono una situazione divertente, comica, umoristica e sicuramente è uno un elemento sorpresa. Improvvisamente accade qualcosa di imprevisto. Questo imprevisto introduce un'informazione dissonante, incongrua rispetto al nostro modo di vedere le cose e terzo direi modifica la nostra percezione della realtà, la trasforma e questo è il colpo di scena finale che fa sì che ci strappi un sorriso. E poi da un punto di vista fisiologico è stato dimostrato che sorridere, ridere, libera a livello cerebrale endorfine, che sono delle sostanze endogene che hanno un effetto rilassante, un effetto analgesico e un effetto euforizzante, per cui ridere, sorridere alla vita fa bene al corpo e anche alla mente. Allora non ci resta che lasciarci con il nostro miglior sorriso. Rido, se è spento un sogno e rido, allora o vivo o rido. E poi non rido. Stop, sì. Più. Ciao.